1830 viene aperta la ferrovia tra Manchester e Liverpool di George Stephenson. Durante la cerimonia, William Murchison, parlamentare, è diventata la prima persona ad essere uccisa da un treno quando ha attraversato i binari per stringere la mano al duca di Wellington. 1859 muore l'ingegnere Isambard Kingdom Brunel. Si occupò di progettazione portuale, ingegneria ferroviaria e ingegneria navale. 1871 viene avviata dalla cooperativa dell'esercito e della marina la prima attività di vendita per corrispondenza internazionale con sede in Gran Bretagna. 1890 nasce Agatha Christie, scrittrice inglese. 1901 nasce Sir Donald Bailey, ingegnere civile inglese che progettò il ponte Bailey in legno e acciaio, abbastanza piccolo e leggero da poter essere trasportato su un camion, ma abbastanza forte da trasportare carri armati. 1916 i carri armati militari progettati da Ernest Winton vengono usati per la prima volta dall'esercito britannico nell'offensiva della Somme. 1940 il Battle of Britain Day, il giorno definito come cruciale nella battaglia d'Inghilterra perché l'aviazione tedesca subì pesanti perdite, tanto da convincere Adolf Hitler ad abbandonare i suoi piani di invasione della Gran Bretagna. 1960 Londra introduce i vigili addetti al traffico nelle strade della capitale. 1966 viene varato a Barrow l'HMS Resolution, il primo di una classe di quattro sottomarini con missili balistici nucleari costruiti per la Royal Navy. 1971 il principe Carlo si unisce al Royal Naval College di Dartmouth nell'ambito del programma di ammissione ai laureati come sottotenente ad interim. 1981 muore l'attore Harold Bennett, meglio ricordato come Young Mr. Grace. 1985 la squadra di golfisti di Tony Jacklin batte gli Stati Uniti nella Ryder Cup per la prima volta in 28 anni. 2000 terminano le proteste per il caro carburante che avevano paralizzato la Gran Bretagna per 7 giorni. 2000 il ministro dell'interno Jack Straw decide di non consentire ai genitori l'accesso al registro degli autori di reati sessuali. 2006 muore Raymond Baxter, conduttore televisivo e scrittore, noto soprattutto per essere stato il primo presentatore di Tomorrow's World. 2014 Phones for You, con più di 600 negozi in tutto il Regno Unito, entra in amministrazione controllata. 2016 il governo dà via libera a una nuova centrale nucleare da 18 miliardi di sterline a Hinkley Point nel Somerset.